Allora, stiamo andando a Beirut e questo è l'aeroporto di Amman, che tra l'altro è molto carino, tutto nuovo. C'è la hostess che ha completamente sbagliato a mettersi il blush, cioè sì. C'è tipo due righe fucsia. Noi voliamo con Middle Eastern Airlines, MEA, che voleva, cioè che è l'unica che... Su Damasco! Sulla Siria, no. Tecnicamente non si può. Poi in odrale, vedete? For your safety and comfort. Perché gruppo intellettuale? Ma non mi sembra che siamo... È vicinissimo, cioè non è molto alto, stiamo atterrando. A Beirut, questa cosa bellissima, dopo la facciamo vedere per bene. E Lali ci ha preso il cibo. Manush. Spiega che cos'è. Si chiama manush ed è una specie di piadina con l'impasto di pizza con dentro il formaggio e lo zatar. Lo zatar ha un mescuglio di spezie col timo e l'olio d'oliva. Ah, eccolo. Buona. Buon appetit. Eccetera, poi è stata messa una bomba, è stato il negozio della Häagen-Dazs. Un centro commerciale ce l'ho aperto? Sì, ma bellissimo questo, non si può salire? Io non posso vivere a Beirut. Ma tu avevi fatto... Su questo poi c'è un... quello... Anche quello sopra ce l'ha. Palmone. Sono un sacco di locali. Puoi andare in questi negozietti, ti compri la birra e vai a lì a berla. Che va super di moda è questo gin basil ed è gin fatto con un po' di zucchero e basilico. C'è una zuppa di yogurt persiana con la menta, le noci e l'uvette. Sono le melanzane, sarà questo. Sono le melanzane con le lenticchie. Riso persiano con carote, con pelle di arancia. Buccia d'arancia. Pelle di arancia. Buongiorno. Buongiorno. Sara. Eccola. Siamo tre orfanelle senza la Alice in giro per Beirut. Stiamo andando a fare la nostra gitarella, prima gita. Tipo, abbiamo chiesto mille volte alla Alice cosa andremo a fare. Non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Povera Alice. Ma fulminata. Però abbiamo una guida locale che ci porta, quindi lo scopriremo. Esatto. Comunque usciamo da Beirut. Praticamente abbiamo un conto di banca bloccato, una sim in tre, un cervello in tre. Allora, siamo arrivate a vedere le rovine di Anjar, che è questa città a 5 km dal bordo della Siria a est. The official border Masna is behind the antennas there. Okay. It is 3 kilometers far from here. Okay. Today it is open. After Mihrab, it faces towards Mecca, yeah. Southeast direction. The Sheikh was standing here and he was praying. Yeah. The first sign looks like the Hitler sign. Yes. Yeah. Okay. With mosaics. Mm-hmm. This is Byzantine style mosaics. Ah, wow.
This only we make here. You make here. Anywhere else. Yes. Very cheap, no? I guess. Yeah, no. Qual pane come? Se tu tocchi questa stone rimani pregnant, però pregnant. Cioè incinta. E adesso infatti tocchiamo la stone. Infatti adesso. This is pregnant. Ah, this pregnant. Carla, baby this here. Baby. A great good altar sacrifice. Madera. Proviamo qua. Adesso ci proviamo. Ovviamente. Sono molto attenta. No, no. Perfetto. Amore. Madonna, sto volando. Amicizia. Amicizia. Friendship. Amicizia. Bacchus wine god. Ileh al-khamr. Music. Ladies. Dancers, women, deacons, ra'asa, great. E questa è la golden hour, l'ora più bella della giornata. Ha un sacco di balconi la sua casa, siamo al nono piano. Vedete com'è moderna Beirut. Camminato tanto nelle tue scarpe oggi. E lo so! Perché i tuoi piedi puzzavano prima. Adesso l'olio di mandorla, quindi profumo di mandorla. Ha russato stanotte? Hai respirato profondamente quando ti sei addormentata. Alice! No, questo non dirlo, perché dobbiamo trovare un fidanzato. Stavo dicendo. Sì, anche poi la guida ci stava addosso a Baalbek, Madonna, guarda. Ah, come... ecco perché! Madonna, lo volevamo strozzare, è vero, ecco, ma qual era? Lasciami, let me go! Ah, no, era un vecchietto, ma anche buffo, ma ci stava proprio addosso, tipo... Cioè, noi facevamo un po' le disciplinate, le sballavamo, scappavamo. Lui tornava, sweetheart, vieni qua, vieni qua! Guarda questo, guarda questo! Cioè, la super important, super important! Super important! Quanto show you Zanzibar! Poi gli scoppiavamo a ridere in faccia ogni 3x2. Lui rideva con noi! Lui non capiva! Poi era innamorato della Ludo, faceva sempre... Ludovica! Where is Ludovica? Poi c'era il suo bastone, Ludovica! Look this! This! Ludovica! Vedi che quelli gli uomini li trovi? No, diciamo perché siamo così idioti. Abbiamo camminato per tipo 8 ore sotto al sole, quindi non ce la possiamo fare. Sì, no, io mi sono tipo svenuta in macchina. Quindi adesso ci riprendiamo, ci laviamo la faccia, mettiamo la crema dopo sole. Ah, ci ho portato a mangiare il gelato. Sì, è buono. Gli abbiamo chiesto quello con mastica. Sì, busa. Da Bashir. Da Bashir, sì, dall'amico Bashir. Buono, è andata piena. Sì. Okay. Se
è più ferma. Viene, c'è un'altra macchina, che cazzo facciamo? Ma dove? Dove sono i cedri? Hashtag crazy. You have arrived. Your destination is on the rise. Allora, dopo 3 ore di agonia nelle valli libanese, ci siamo perse mille volte, siamo finite nel giardino di casa di uno, abbiamo parlato con contadini che parlano solo arabo, ce l'abbiamo fatta ad arrivare nella valle dei cedri libanesi, sperando che ne valga la pena. C'è ancora un po' di neve, fa freschino. Beh, presto. C'è scritto cancellata. A più di 2000 metri siamo. Fatto il video. Siamo arrivate ad un monastero maronita cristiano. Cristiano, un cattolico maronita, Marliscia. Incastrato, Santa Liscia, sì. Nella montagna. Sì. È carved nella montagna. Sì, è proprio dentro, costruito dentro la montagna, vedrete dentro com'è. E dalla montagna di fronte quasi non si riusciva. Non si arriva a vedere perché gli stessi colori della roccia. Esatto. Ha bisogno di vestirsi, no? No, solo se quanto mi c'è il corpo. Oh. È bella la vista. Ah, guarda. Che... Terribile. In palestra. Sì, siamo arrivate giusto in tempo per vedere il tramonto dal mare qui a Biblos. Andiamo a mangiarci il pesce, farci un vinello. Sono tutti gli stessi tipi di vaccini? Sì, però un po' diversi. Sì, ma tanto le cose di Berlitz le tengo, cioè no. Ma Luca Honey, anche tu sei solo. Anche tu hai preso un peel off? Sì. Le nostre non si vedono. Sì, ma sono molto fighe perché profuma di miele la mia. È come se avessi messo il miele, miele in faccia. Direttamente, potevi risparmiare $10 di quello che avevo speso. Però fa pilota. La tua che cos'è? Olio di jojoba e essenza del Mar Morto. Le alghe. Infatti non sembro viva, di certo. Sembra una geisha. Siamo arrivati dopo 3 anni di guida perché c'era un mega incidente in autostrada a Passo Duomo. Siamo arrivati a Tiro, dove c'è un vento desertico caldissimo, tipo fon. Noi dobbiamo vestire. E noi ci dobbiamo coprire adesso, tra un po', non subito. E facciamo un giretto al centro e poi dopo ci fermiamo a mangiare pesce. Più senso in questa strada? Ma perché passare camminando? Ah, buono, dai. Io 2 secondi se... Sì, questo c'è un po' pezzo. Però le abbiamo chiesto... Foto con questo. Siamo a Sidone, detta anche Saida,
a sud, fa un da Tiro caldo. Siamo risaliti, prima eravamo quasi al confine con Israele, ora siamo buon appetito. Abbiamo preso knef, non è knef, è un simile knef, maluf. E il formaggio è diverso, ma è simile, è crema, non è formaggio, esatto. Beh, però, e adesso andiamo a fare un simile. Giro simile, l'acqua di rose, quindi proprio un altro sapore. Col pistacchio, assaggiate. E adesso andiamo a fare un giro qua dentro al souk. In Medio Oriente e domani torniamo a casa, purtroppo. Continuate a seguirmi nelle mie nuove avventure. Ciao.